Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo le folle interrogavano Gesù, Giovanni, dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e chiesero: Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cor loro riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio. Ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Parola del Signore. La liturgia di questa terza domenica di Avvento ci invita alla gioia, anche quando non ci sono motivi di gioia per quello che abbiamo o dentro di noi o attorno a noi. E la gioia ci viene soltanto dall'alto. Bisogna un po' dimenticare quello che è dentro di noi, quello che è attorno a noi, per gioire e gioire nel Signore. E allora è vero che la gioia è frutto della dimenticanza di ciò che potrebbe essere motivo di noia o motivo di tristezza. Non mancano certamente motivi di tristezza, di dispiaceri, guardando dentro di noi, quantomeno guardando il nostro peccato. Ne mancano motivi di dispiaceri guardando attorno, vedendo tante sedie vuote, sia questa mattina, sia questa sera. Motivi di angustia che ci
ci dà la sensazione della salute in cui noi ci troviamo, della precarietà nel nostro cammino. Per questo il Signore questa mattina aveva fatto trovare due messaggi profetici. Aveva detto, leggi 42, 20, 25 di Isaia, e poi l'altro messaggio, leggi numeri 8, tutto il capitolo, anzi esegui quello che è scritto in quel capitolo. Ma poi la preghiera ha travolto tutto e siamo andati nella gioia. Non abbiamo preso così coscienza di quello che il Signore ci diceva e di quello che il Signore esigeva che si facesse. Un popolo spogliato, un popolo avviluppato, un popolo che ha i ceppi ai piedi e i legami alle braccia, sciogli i legami, attende che il nemico vi ha spogliato e tenta ancora di spogliarvi. Questo in Isaia. Il libro dei numeri ci esortava a procedere prima che la preghiera alla purificazione dei figli di Levi, altrimenti gradito non sarebbe stato gradito a Dio il sacrificio di lode. E tutti questi due testi mi hanno accompagnato durante la giornata, però è giornata di festa e la liturgia stessa ci invita a gioire, e allora dobbiamo gioire nel Signore. Quantomeno gioiamo nel Signore, ed è giusto gioire nel Signore, perché è il Signore stesso che ci dice, guardate a me, io solo sono la fonte della gioia. Non sei fonte di gioia tu stesso, non è fonte di gioia tutto ciò che ti sta attorno, soltanto io sono fonte di gioia. Perché io sono il Dio fedele, il Dio che guarda con amore il suo popolo, un Dio che sta con il suo popolo e lo aiuta sempre, anche quando questo popolo è come sordo, come cieco e anche muto. E allora gioiamo nel Signore, perché questo è l'invito che ci viene da Dio. Questo è il motivo per cui siamo qui questa sera, tutti riuniti alla vigilia della nascita del Signore, che è motivo di grande gioia. La liturgia stessa ci invita oggi, in questa domenica, a rallegrarci nel Signore. Rallegratevi nel Signore. E quando l'Apostolo ai Filippesi scriveva queste parole, era in un fondo di carcere, in catene. Incatenato nel fondo del carcere, egli al lume della candela scriveva queste parole, rallegratevi nel Signore. Non pensava alle proprie catene, alla propria sofferenza, ma pensava al Signore. E esortava tutti ad essere affabili, gioiosi, e non angustiarvi per nulla, ma in ogni necessità fate ricorso al Signore. Date al Signore le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e avrete la pace di Dio dentro i vostri cuori. E allora gioiamo, esultiamo nel Signore,
e cominciando dalla prima lettura, gioisci figlio di Sion, esulta Israele, il Signore tuo Dio è in mezzo a te. C'è Gesù in mezzo a noi, ed è questo il motivo della gioia. Siamo nel Natale, e i pastori vanno alla grotta, ma vanno alla grotta perché è l'angelo del Signore che dice, vi annunzio una grande gioia, per voi e per il popolo tutto. Vi è nato il Salvatore, ecco il motivo della gioia. Per noi questo motivo è valido, è l'unico motivo valido, e dobbiamo allora questa sera gioire, perché abbiamo Gesù in mezzo a noi, e a momenti nascerà su questo altare, sarà in mezzo a noi, egli fedele all'uomo, che non manca mai l'appuntamento, non diserta mai l'altare, non va per i fatti suoi, non va in vacanza, non chiede permesse, né si prende licenze per andare di qua e di là, è sempre pronto, fedele all'uomo, fedele al punto dove l'uomo è chiamato a guardare lui e a congiungersi con lui, fedele al sacrificio, fedele a farsi carne e bevanda per noi, fedele ad essere inghiottito e a sparire in noi. Il Dio fedele non è come noi. E allora gioiamo nel Signore che nasce a Betlehem e nasce qui a momento su questo altare. Tuffiamoci in Lui, Lui è la nostra gioia, la nostra ricompensa. Guardiamo sempre a Lui, gli occhi fissi a Lui e cantiamo. Avere la pace nel cuore e avere il canto sulle labbra. Questo significa avere la gioia nell'incontro con il Signore, la pace nel cuore, la pace in Lui, come diceva il profeta, egli sarà l'Emmanuele, il suo nome è pace, principe della pace. Ma Lui diventa pace nel cuore e canto sulle labbra, perché egli è Dio che rallega tutta la nostra esistenza, che si pone davanti a noi come termine del nostro viaggio. Guardiamo a Lui e i nostri occhi diventeranno raggianti, il nostro volto luminoso. Lui è Lui solo il motivo della gioia, ed è per questo che, avendo insieme questo motivo, avendo in comune questo motivo, dobbiamo tutti gioire questa sera nel Signore e ringraziare il Signore di quanto ha fatto e continua a fare per noi. Egli non guarda le nostre debolezze, guai se li guardasse, guai se agisse secondo le nostre debolezze, in risposta alle nostre debolezze. Lui sa che siamo fragili, siamo povere creature, ed è la sua compassione che è il debole per Lui nei nostri riguardi, e nonostante le nostre infedeltà Lui resta fedele e si dà a noi. Gioiamo allora nel Signore questa sera, benediciamolo per tutto quello che Egli ha fatto. Ancora una volta ricordiamo il cammino che Egli ci ha fatto compiere, un cammino meraviglioso, dove Lui ha camminato con noi, ci ha fatto vedere i prodigi, ci ha dato la manna nel deserto e l'acqua dalla roccia, è stato con noi. Ora il ricordo di tutte queste presenze continue di Dio in mezzo a noi deve essere motivo di gioia e deve accendere il canto nel nostro cuore.
Ringraziamo allora Dio questa sera, ringraziamo Gesù questa sera, ma ascoltiamo anche la parola del Vangelo. Non basta cantare, non basta avere la pace nel cuore, ma è necessario che ci siano anche le opere. Le opere di cui ci parla Giovanni, il battezzatore, quando tutti si accostano a lui e chiedono cosa dobbiamo fare, e lui dà una parola per tutti e poi una parola specifica per ogni categoria di persone. Per tutti predica la povertà, che si manifesta nella carità verso il prossimo. Dice a tutti: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. C'è la condanna di questa generazione e anche di noi, in misura che viviamo secondo questa generazione malvagia. È una condanna per noi, in misura che noi condividiamo la mentalità del mondo e il modo di agire del mondo. E la moderatezza è quel petto di Gesù, quello che è di più dato ai poveri. Abbandonate la divina provvidenza, quando avete di che mangiare, di che bere o di che vestirvi, tanto vi basta, il resto è superfluo e va ai poveri. Poi, se nel resto dei poveri, usatene pure. Quale tremendo giudizio per questa generazione e anche per noi, se ci adeguiamo al modo di vivere del mondo e di agire nel mondo. E poi ci sono le categorie diverse. Qui Giovanni dà due avvisi, uno ai pubblicani, ai peccatori, a quelli che commerciano, ai commercianti di questo mondo, a quelli i quali gravano la mano sugli altri: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. E qui c'è una condanna per questa generazione malvagia in cui viviamo: non prendere di più di quanto è giusto. C'è un'altra categoria, i soldati. A questa categoria risponde Giovanni: non maltrattate nessuno, non estorcete niente e non fate scioperi, contentatevi delle paghe, contentatevi di poco, non scioperate per avere 100.000 lire in più, 200.000 lire in più, non scioperate. Una condanna ancora una volta per questa generazione malvagia che vuole sempre di più, quando ci sono tanti poveri che muoiono di fame. Tutto il mondo è dato agli uomini, tutta la terra è data agli uomini, tutti i beni della terra sono dati agli uomini perché tutti ne possono gioire, ne possono morire. E se noi prendiamo qualche cosa in più degli altri, mentre gli altri sono nell'indigenza, a giudizio di Dio ce la vedremo tutti. Sono osservazioni così semplici che scaturiscono dal Vangelo, dalla parola del Vangelo. E allora gioiamo pure, però tenendo conto di come dobbiamo vivere il nostro rinnovamento nello spirito. Vivere alla rovescia degli uomini, fratelli e sorelle, se viviamo come gli altri ci danneremo, insieme con questa generazione malvagia.
Dobbiamo andare a controcorrente. Dobbiamo essere anormali, come ci diceva il Papa. Non normalizzarci. Fare come gli altri. Vestire come gli altri. Mangiare come gli altri. Divertirci come gli altri. Vivere come gli altri. Altrimenti che rinnovati siamo. Il rischio che corriamo è appunto questo. Questa secolarizzazione del rinnovamento, questa mondanizzazione del rinnovamento, questa perdita di identità che pure scritta dentro il nostro cuore, perché ci è stato dato lo Spirito Santo. E allora questa sera noi dobbiamo riprendere il nostro discorso con Dio, con gli altri e con noi stessi, e fare sul serio, altrimenti subiremo la sorte di questa generazione malvagia. Allora inutilmente lo Spirito avrebbe fatto piovere sulla terra questo grande naufragio, o meglio questo grande cumulo di pioggia torrenziale. Qual è stato il rinnovamento? Quali sono state le grazie, i doni, i carismi, le manifestazioni? Il naufragio è passato, ha lasciato dei segni, ha lasciato dell'acqua, l'acqua salutare che dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo lavorare sodo per fare produrre la terra dopo questo nubifragio. Altrimenti questo nubifragio è passato in mano sulla nostra testa. Chiediamo allora al Signore la grazia di lavorare bene e di produrre i frutti che Egli si aspetta da noi, perché verrà il giorno di cui parla il Vangelo. Egli vi ha battezzato in Spirito Santo e fuoco, ed è la verità. Ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato il fuoco, ci ha dato l'amore, però Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nei granai, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. È il giudizio di Dio. Siamo nel tempo della misericordia, ma verrà il tempo della giustizia, quando avverrà la separazione del frumento e della paglia. Il frumento nel granaio, la paglia nel fuoco. Attenti a non essere paglia, ma siamo frumento del Signore. Amen.